Buonasera a tutti, benvenuti. Io sono Marco Valdes, coordinatore del progetto VIS, programma che insomma è il programma di outreach della Scuola Normale Superiore, ed è un piacere ritrovarci qui per questo appuntamento oggi. Il programma VIS sta per Virtual Immersion in Science, ovvero sia immersioni virtuali alla scienza, ed è un progetto che mira alla diffusione della cultura scientifica, sia tra il pubblico generale che tra gli studenti degli istituti superiori. E dico diffusione della cultura scientifica non a caso, perché si vuole diffondere non solo la scienza in sé, i risultati scientifici, le scoperte, ma anche proprio si vuol far capire che cosa vuol dire fare ricerca. E per far questo abbiamo avviato da pochi mesi una serie di attività che riguardano inizialmente 5 aree di ricerca della scuola normale, che sono biofisica, chimica, cosmologia, fisica delle particelle e archeologia. E queste attività si dividono in vari tipi. Ci sono delle visite al CAVE, che forse qualcuno di voi l'avrà fatta o ne avrà sentito parlare. Il CAVE è una stanza futuristica e si trova all'interno del Dreams Lab, qui nel Palazzo della Carovana, che è una stanza per la visualizzazione virtuale, immersiva, tridimensionale, quindi qualcosa di molto particolare. E dall'inizio del programma già centinaia di persone hanno potuto fare questa esperienza e toccare con mano dati scientifici reali prodotti qui alla scuola in queste 5 aree che ho enunciato prima. Poi abbiamo fatto un portale web, che vedete alle mie spalle, vis.sns.it, con cui appunto diamo la possibilità a chi vuole partecipare di prenotarsi, di leggere notizie, di interagire con i ricercatori. Infine ci sono le conferenze pubbliche, di cui la conferenza di oggi del professor Mattie conclude il primo ciclo. E queste conferenze pubbliche hanno il duplice scopo di spiegare un'importante scoperta scientifica fatta da scienziati italiani di grande fama, e allo stesso tempo appunto spiegare che cosa vuol dire fare ricerca e in che cosa consiste proprio l'esperienza del ricercatore. E per fare tutto questo abbiamo avuto la collaborazione di tantissime persone della scuola normale, professori, assegnisti, dottorandi, studenti e personale tecnico amministrativo, e anche la collaborazione preziosa della biblioteca, grazie alla quale anche oggi, dopo la conferenza, sarà possibile partecipare a una visita guidata a tema, in cui alcuni testi preziosi delle collezioni alla biblioteca della scuola verranno spiegati da ricercatori di archeologia. E concludo dicendo che il programma VIS continua, adesso sta andando a regime dopo l'inizio, e le attività che abbiamo già avviato continueranno, e ne vogliamo avviare di nuove e includere altre aree. Vi mostro un attimo questo, che è il calendario di conferenze di VIS da novembre di quest'anno fino a giugno del 2015, che è già definito, e che sarà inaugurato dal professor Barbieri il 12 novembre. Un'altra attività che voglio appunto annunciare è che VIS parteciperà all'Internet Festival questo ottobre, e ci saranno 5 visite al CAVE tra il 9 e l'11 ottobre, quindi potrete prenotarvi sul sito dell'Internet Festival. E adesso lascio la parola al professor Ampolo, che è direttore del Laboratorio di Scienze dell'Antichità e coordinatore scientifico per l'area di archeologia per il progetto VIS, che potrà presentare il nostro speaker di oggi. Grazie. Brevemente, mi vergogno quasi a dover presentare Paolo Mattie, ma visto che l'auditorio è anche ampio, allora forse non è fuor di luogo dire appena qualcosa. È
oggettivamente un grande onore avere qui Paolo Mattie. Mi limito semplicemente a dire che Paolo Mattie non è un archeologo, è una pagina di storia dell'archeologia, non del passato, ma di una storia dell'archeologia ancora contemporanea, viva. Quando sentirete il racconto delle scoperte di Ebla capirete tutti che cosa significa. Basti qui dire che Paolo Mattie, che si è formato a Roma e lì ha insegnato fino a pochi anni fa, attualmente emerito, si era formato con Sabatino Moscati, e Sabatino Moscati, ci tengo a dirlo anche in questa sede, ebbe questa intelligenza, come poche altre persone allora, di puntare immediatamente su persone giovanissime e colse nel segno, limito a dire, due persone amiche come Paolo Mattie e Mario Liverani, che hanno fatto la storia dell'orientalistica italiana negli ultimi anni insieme ad altri, vengono da questa intuizione di Moscati. Poi ce ne sono altri che vengono da altre scuole, anche dalla mia stessa di provenienza, di Pugliese Caratelli a Firenze, ma fu un segno di eccezionale non solo precocità ma anche intelligenza di chi l'ha scelti subito e lanciati immediatamente. Gli scavi in quella che allora era nota solo col toponimo locale di Tel Mardik cominciarono credo nel 64, se non sono stati preceduti da altre ricerche, credo che allora avesse meno di 25 anni. Paolo Mattie, già quando non era stato ancora individuato il nome antico del sito, cominciarono le ricerche in questo luogo. Pochi anni dopo, una grossa scoperta, aperto con una iscrizione, rivelò, mi sembra 4 anni dopo, che il sito corrispondeva a una città importante, già nota da testi, Ebla. E da allora è stato tutto un susseguirsi di impressionanti scoperte che hanno rivelato realmente un mondo, una civiltà nuova. Ovviamente da storico non posso che enfatizzare soprattutto la scoperta degli archivi del palazzo, dal 75, poi altre successive, che già credo oltre 15.000 tavolette furono invenute, ed è, capite, un tesoro inestimabile che ha rivelato una pagina importante di storia del vicino Oriente. E poi tutti gli aspetti eminentemente archeologici, il palazzo, poi la necropoli, il tempio, tutto un insieme di cose che è inutile che stia a dire io. Di tutto questo voi trovate una cospicua letteratura pubblicata anche dalle maggiori case editrici, alcuni vari tradotti. Primo Ebla, un impero ritrovato del 77, che ha avuto poi varie edizioni verso Einaudi, i tesori di Ebla di La Terza, lo stesso dall'84, più edizioni successive. Poi il campo specifico della storia dell'arte del vicino Oriente, in cui Mattie ha pubblicato un insieme cospicuo di volumi e di serie, una storia dell'arte del vicino Oriente, di imperi, arte degli Assiri e così via, un lungo elenco che vi risparmio, fino agli ultimi due volumi, Ebla, la città del trono, archeologia e storia, che in un certo senso aggiorna il primo del 2010, e gli archivi reali di Ebla, la scoperta, i testi e il significato, edito da Mondadori nel 2008. Questi sono i grandi, ma cioè, ovviamente affiancati da una serie lunghissima di studi, di saggi di Paolo Mattie e dei suoi collaboratori allievi. E io non vi rubo veramente altro tempo e ringrazio il relatore di aver accolto l'invito della Scuola Normale, degli amici del VIS. Grazie. Cari amici, signore e signori, io ho accolto entusiasta l'invito di venire in questa illustrissima sede a parlarvi, in termini estremamente sommari, di quella che
ne sono io il protagonista, ma insomma è certamente una grande scoperta che è entrata nella leggenda dell'archeologia orientale, sullo sfondo, e di questo anche parleremo brevemente alla fine, sullo sfondo di una grande tragedia che è quella della Siria attuale e vorrei dire anche di tutto il vicino oriente arabo-islamico attuale. Ho visto che la struttura di queste conferenze diciamo ha come intitolazione una scoperta che ha cambiato una vita. Allora, per introdurvi in termini certamente molto sommari, cercherò di illustrare qual è il significato di Ebla e che cos'è anche Ebla in qualche modo. Direi subito questo, che la mia vita non è stata cambiata dalla scoperta di Ebla, ma l'ha profondissimamente condizionata. Allora, dato che io credo che il tono di questa conferenza, voi perdonerete se ha degli accenti personali che mi sembrano richiesti dalla cosa, dirò ricordando un grande pisano, nostro contemporaneo, e che è Sergio Donadoni, il maestro dell'egittologia italiana, che ha 100 anni adesso e che è straordinariamente lucido, mi ha sempre detto: vede Mattie, io non ho mai cercato in Egitto una concezione di scavo straordinariamente forte, perché secondo me se uno ha una concezione di scavo straordinariamente forte come quella di Ebla in Siria sua, poi tutta la sua vita è condizionata da questa scoperta, mentre io così vado in Egitto in maniera più libera. E io devo dire che lo considerai, io ho anche studiato con Sergio Donadoni, l'ho considerata una considerazione singolare effettivamente, e era un po' l'opposto di quello, io ho molto gradito essere condizionato da questa scoperta. Già l'amico Ampolo vi ha detto qualcosa, per prima di dimostrarvi anche degli aspetti di questa scoperta e con qualche aneddoto, vi dirò che c'è l'opinione comune, un po' di tutti noi, anche di archeologi come me, che gli archeologi normalmente gonfiano le loro scoperte, no? Le dilatano, diciamo, come importanza. Allora, noi abbiamo scoperto, come Ampolo ha ricordato, gli archivi reali di Ebla nel 1975. 2 anni dopo, un giornalista del National Geographic chiese al grande assiriologo, adesso scomparso, allora decano degli assiriologi americani, Gelb, più o meno gli chiese così, per fare un servizio al National Geographic: professore, ma è proprio vero che la scoperta degli italiani ad Ebla è di grandissimo rilievo? Gelb rispose in questo modo: gli italiani ad Ebla hanno scoperto una nuova cultura, una nuova lingua, una nuova storia. Allora, io cito normalmente questa frase perché, bah, francamente, nessun archeologo può avere un sogno più selvaggio di questo, insomma. Anche detto, con tutto il rispetto per i giornalisti, non da un qualunque giornalista, ma da un sommo studioso dell'assiriologia. Allora, un forte condizionamento, certamente, non la vita cambiata, ma un forte condizionamento e certamente delle grandissime soddisfazioni. Quello che io cercherò ora di mostrarvi è che cosa è Ebla, dove si trova, qual è la sua importanza storica, anche al di là di quella per cui questa scoperta è divenuta famosa, cioè questi straordinari archivi scoperti nel 1975. Allora, Ebla si trova, come voi vedete, nella zona centrale praticamente tra la Mesopotamia e il Mediterraneo, non lontano da Aleppo, una 50 di chilometri a sud di Aleppo, in Alta Siria. Era un sito che, quando io lo vidi per la prima volta nel 1962, al ritorno dal primo scavo in Oriente cui avevo partecipato, 22enne in Turchia, era stato visto da pochissimi studiosi. Non avevo una grande esperienza, devo dirvi, e la grande fortuna che io ho avuto è che
riuscì a convincere l'Università di Roma di allora, ai tempi del cosiddetto boom economico italiano, quindi non era difficilissimo, e come Ampolo ha giustamente ricordato, Moscati aveva l'ambizione di creare qualche cosa di solido e ci è riuscito, anche se adesso siamo in decadenza estrema. E c'era riuscito, c'era lo slancio del boom economico. Avevo la fortuna di essere inesperto. Perché? Perché questo sito, che era quasi ignoto, l'avevano visto 4 o 5 archeologi di grande autorità prima di me, io lo vidi perché vidi al Museo di Aleppo un oggetto archeologico, un bacino scolpito, molto rilevante, che mi si disse che era all'inizio del primo millennio. Io capii, per quegli studi che avevo fatto per la mia tesi di laurea, che era una cosa di un millennio precedente, dissi: ma lo sapete da dove viene questo oggetto? E lui mi disse: se vuole domani mattina ci andiamo. Ah, benissimo, allora ci andiamo sicuramente così. Vi dicevo che avevo poca esperienza, e perché questa è stata una grande fortuna? Perché un archeologo più esperto, a 22 anni, senza sicurezza di finanziamenti, non avrebbe mai osato chiedere la concessione di scavo per la propria università di un sito di una sessantina di ettari di superficie, significa 1,1 km x 800 m più o meno. Sarebbe stato terrorizzato. Io invece avevo una certa incoscienza giovanile e questo mi giovò molto. Poi ho avuto una serie di fortune. Io ricordo sempre che, no, Machiavelli dice che la fortuna e la virtù sono ciò che presiede alla vita. Allora, la virtù lasciamo stare perché devono giudicare gli altri, la fortuna invece posso giudicare io. Allora, la prima fortuna fu che l'anno dopo l'ambasciatore d'Italia a Damasco, Carlo Perrone Capano, chiese al Ministero degli Esteri d'Italia se mandavano qualche archeologo, perché c'erano tedeschi, francesi, inglesi e non c'erano italiani. Il direttore generale delle antichità di Damasco diceva: ma voi italiani non vi occupate di archeologia, siete famosi per questo. Ecco. Allora io fui mandato dall'Università di Roma e, dopo aver fatto un giro in Siria, avevo già in mente questo posto, tornai a Roma dicendo a Moscati prima e poi alle autorità accademiche dell'Università di Roma: secondo me va chiesto questo posto, diciamo incautamente. Avevo però, dato che vorrei appunto raccontarvi alcuni aneddoti, non sono molto divertenti, ma insomma, quando in quella primavera del 1963, prima di chiedere la concessione di scavo, convinto però di chiedere questo Tel Mardikh, che quasi tutti ignoravano, in un albergo famoso d'Oriente, perché ci avevano alloggiato Lawrence d'Arabia, Gertrude Bell, i più grandi archeologi della prima metà del Novecento, e tuttora, chi lo sa adesso, almeno fino a 4 anni fa, c'era il conto di Lawrence affisso nell'androne. Io mi trovai nella stessa stanza dove il maggiore, allora secondo me, maestro di archeologia orientale, Anton Mortigat, che era il professore dell'Università Libera di Berlino, era un grande, bravo tedesco di origine belga, era un grande amatore della musica classica. Allora, in uno scalcinatissimo piano suonava qualche cosa. Io ero 22enne, di fronte a un maestro dell'archeologia orientale che veneravo da lontano e che avevo mandato 3 estratti fino allora, aspettai che finisse di suonare e poi gli chiesi: senta professore, se l'Università di Roma chiedesse, mi ha incaricato di cercare un sito così, chiedesse come concessione di scavo Tel Mardikh, lei che ne pensa? Mortigat tacque a lungo e io dissi di aver fatto una stupidaggine, una sciocchezza, chissà che male c'è poi. Invece stava riflettendo e poi mi rispose in questo modo: se l'Università di Roma chiederà la concessione di scavo di Tel Mardikh, secondo me non se ne pentirà. Io dissi: ah, ecco, è così che un grande maestro di scuola germanica risponde a un giovanissimo italiano di cui ha visto soltanto 3 o 4 articoli, forse anche la tesi di laurea. Benissimo, e così cominciò questa avventura che è durata 47 anni e, ecco, se posso giudicare sulla mia virtù, cosa che non si dovrebbe fare, però quella che invece mi riconosco è una straordinaria tenacia. Io ho voluto che in ogni caso
ivi compreso il tempo in cui facevo il servizio militare, in modo un po' stravagante, devo dire, ma non ve lo racconto, se volete ve lo racconto, non è che sia un gran segreto. Non ho mai saltato una campagna di scavo, dal 1964, quando ottenemmo la concessione, al 2010. Bene, sono tornato l'ultima volta in Siria nel 2011, soltanto a Damasco, perché gli amici di Damasco mi dissero «No, qui ci puoi venire, ma in Siria del Nord non ci vai». E va bene. Allora, 47 anni di scavi filati, e quindi certo adesso cominciate subito a capire un certo condizionamento, no? Mi ricordo degli amici della casa editrice Eletta, a un certo momento mi dissero: ma senti un po', ma tu da quando avevi 24 anni hai passato tutte le tue estati in quel posto selvaggio che i giornalisti americani hanno descritto come polvere, vento e sole? Non potevi passarla meglio? Era una simpatica signora che mi stava molto simpatica. Io dissi: beh, vabbè, ci sono anche altri mesi nell'anno, no? Ecco, va bene. Insomma, però effettivamente un po' mi ha condizionato questa cosa. Ho fatto sempre delle campagne, se vi può interessare, tra un mese e mezzo all'inizio fino a 3 mesi di durata, e in una situazione, diciamo, ambientale e climatica interessante per un archeologo orientale, ma non facilissima, naturalmente. Allora, quello che vedete, la cittadella d'Aleppo, in basso è l'Eufrate, soltanto che vi mostravo così. Vi ho detto già, e quindi non insisto perché abbiamo pochissimo tempo, vedete la mappa topografica del sito di Tel Mardikh. Vi ho detto che sono 56 ettari in realtà di precisione, ho detto 1100 metri per 800 sud, nord, est, ovest. E vedete la fotografia aerea e quella statua apparentemente poco attraente, acefala sulla destra, è il primo documento con un'iscrizione cuneiforme che noi abbiamo trovato nel 1968 e Campo l'ha ricordato, è quella in cui un allora ignoto, ma tuttora documentato solo da quel testo, personaggio che si chiamava Ibitilim, si definiva re di Ebla e l'aveva dedicato in questo sito di Tel Mardikh. Noi proponemmo immediatamente l'identificazione di Tel Mardikh con Ebla e buona parte dei maggiori esperti di topografia storica orientale dissero: ma non dovrebbe essere proprio così, perché Ebla era stata cercata sempre in Turchia meridionale, diciamo 50-60 chilometri e anche un qualcosa di più a nord di Aleppo e quindi in Turchia, oppure ad ovest verso il Mediterraneo, oppure ad est verso l'Eufrate, ma mai a sud. Perché diciamo che ci si era sbagliati ripetutamente nelle deduzioni su un famoso testo di un re paleoittita del circa il 1620 avanti Cristo, per cui era inverosimile, si riteneva allora, che Ebla si trovasse a sud e non a nord di Aleppo. Noi non ci scoraggiamo in nessun modo. E devo ricordare che negli anni dal 1964, quando cominciamo, al 1968, quando trovammo questa statua, ancora facendo riferimento alle parole dell'amico Ampolo, con l'amico Mario Liverani, più volte, andando avanti e indietro tra Aleppo e Tel Mardikh, abbiamo detto: certo, sarebbe molto bello che questo posto fosse Ebla o un sito simile ad Ebla. Poi forse qualcuno di voi mi chiederà se Ebla era veramente una città da cercare. Adesso non ve lo dico per adesso, perché è meglio che vediate che cosa di Ebla è stato trovato. Vi vedete tutto il progresso dell'esplorazione archeologica. Più o meno riuscite a capire che quello che è stato scavato di questa città, in maniera molto sommaria, insomma un calcolo non proprio brillantissimo, è circa il 7-8% della superficie complessiva del sito, quindi certamente questo sito può dare ancora molto. Quello però che, ecco, mi pare assolutamente più importante è che ci rendiamo conto di che cosa è questo sito storicamente. Geograficamente abbiamo detto che sta a mezza strada tra l'Eufrate, la Mesopotamia e il Mediterraneo. Cronologicamente Ebla è stata una città importante
per circa un millennio, tra il 2500 poco dopo e il 1600 circa avanti Cristo, con tre grandi fasi che voi vedete lì. La prima, diciamo, tra il 2500, il 2400 e il 2300, la seconda tra il 2300 e il 2000, la terza tra il 2000 e il 1600. Queste tre città, che si sono sovrapposte l'una all'altra, sono state tutte e tre oggetto di una gravissima distruzione, cioè la loro vita è finita, la prima nel 2300, con una gravissima distruzione che è molto probabile, non è assolutamente sicuro, sia stata compiuta da Sargon di Akkad, quello straordinario personaggio della Mesopotamia del terzo millennio, che è considerato normalmente, a ragione, il fondatore del primo impero universale della storia antica. E non è assolutamente certo che sia Sargon l'autore di questa distruzione, ma Sargon ricorda di aver conquistato questa città. Certamente però questa distruzione, quella del 2300 che pose fine alla famosa città degli archivi, avvenne al tempo di Sargon di Akkad, verso appunto il 2300. La seconda città è una città molto minore, la città si riprese a stento dopo la distruzione d'età sargonica o ad opera di Sargon e forse stava diventando di qualche peso incomparabile con quello precedente verso il 2000, quando fu di nuovo distrutta. Non c'è nessun elemento, io credo che ce ne sia uno, ma insomma è molto difficile dire chi può essere stato il protagonista di questa seconda distruzione, o sono stati problemi interni all'area siriana, oppure è di nuovo un conquistatore che veniva dal mondo mesopotamico. Subito dopo, pochissimo tempo dopo, quasi senza nessuna pausa, la terza Ebla viene ricostruita nel tempo che gli orientalisti chiamano delle dinastie amorree, cioè delle dinastie mesopotamiche, rette da una stirpe semitica che appunto gli antichi stessi chiamavano amorrei. E questo è il tempo del Medio Regno egiziano, come la prima Ebla, quella degli archivi, è il tempo della fine dell'antico regno della valle del Nilo. La terza Ebla fu distrutta verso il 1600, verso significa tra qualcosa tipo 1610, 1590, insomma proprio attorno al 1600, e qui di nuovo è molto probabile che il distruttore di Ebla, o comunque colui che ha imposto la distruzione di questa città, sia un altro personaggio famoso della storia orientale antica, che è probabilmente, con ogni verosimiglianza, Mursili I, quello che noi chiamiamo il più grande re paleoittita, cioè dell'antico regno ittita, che è stato celebre, era celebre nell'antichità, durante forse tutto il secondo millennio almeno, perché conquistò due città importantissime che sono Aleppo nella Siria settentrionale, che era allora la città più importante della Siria, e soprattutto Babilonia, ponendo fine alla dinastia più famosa di Babilonia, che è quella del celebre Hammurabi nel 1600. Con due rapide incursioni conquistò Aleppo, conquistò Babilonia, ci sono fondati motivi per ritenere che un suo grande alleato, che ignoravamo completamente, abbia distrutto negli stessi suoi anni Ebla anche. Tra i quesiti che ho visto che si ponevano così a questo tipo di conversazioni, c'è anche quello dei metodi di scavo, così. Allora, devo dirvi semplicemente che io classifico sempre nella storia della mia disciplina una lunga fase gloriosissima, che è la fase dell'archeologia storica, che arriva secondo me verso il 1965-70, poi per l'irrompere della cosiddetta New Archaeology, comincia l'archeologia contemporanea, che è l'archeologia che si può chiamare integrata o globale, se volete. Allora, Ebla, cominciato dal 1964, lo devo dire senz'altro, è una tipica ultima grande impresa dell'archeologia storica,
quella che finisce appunto poco dopo, ma questi termini naturalmente di nascita e di fine di fasi storiche delle discipline sono assolutamente arbitrari, insomma, e comunque sono fluttuanti, e poi naturalmente durante tutto il suo corso si è gradualmente modificata secondo dettami dell'archeologia più contemporanea. Ma certo è un'archeologia, le scoperte della Diebla sono avvenute certamente diciamo secondo i metodi e i dettami della grande archeologia storica. Quelle immagini che vedete sulla sinistra forse sono difficilmente riconoscibili per la quantità di capelli che avevo, quel signore che scopetta, una delle cose più appassionanti dell'archeologia orientale, quel signore che scopetta i mattoni crudi sono io con uno dei miei operai migliori, e poi vedete invece che al centro ci sono degli operai che spicconano semplicemente, e sulla destra invece delle immagini in lontananza di scavo e in primo piano di restauro. Vedremo che una delle cose più importanti che la nostra missione stava facendo quando hanno dovuto lasciare il cantiere, come tutte le altre missioni in Siria per la crisi gravissima del paese, era proprio la costituzione di un parco archeologico di Ebla, di cui francamente eravamo molto fieri. Per il modo di vivere vi do soltanto un'immagine di queste due fotografie della nostra casa di Ebla, che era per una casa della Siria centrale di missione assolutamente confortevole. Spiritosamente i colleghi stranieri certe volte dicevano negli anni 70, nel 2005 ormai non più, era superata, ma negli anni 70, all'inizio degli anni 80 dicevano gli italiani ad Ebla hanno fatto un nuovo palazzo reale oltre quello che hanno scoperto, ma era tutt'altro che reale, come potete abbastanza vedere da queste due immagini che danno un'idea verdeggiante di una situazione che non era propriamente quella. Allora, la grande scoperta che ha fatto entrare Ebla nella leggenda dell'archeologia orientale è naturalmente quella degli archivi reali scoperti nel 1975, 42 tavolette furono scoperte nel 74, poi nel 75 furono scoperte 15.500 numeri di inventario, e ad oggi i numeri di inventario complessivi della scoperta degli archivi reali di Ebla è di 17.050 circa, o poco più. Quelle sono immagini del Palazzo Reale dell'età degli archivi, che voi vedete in alto a sinistra, mentre, ecco, la foto in basso a sinistra è una foto effettivamente ormai storica, che apparve sulla copertina di Archeologi, il più famoso diciamo bollettino archeologico degli Stati Uniti, perché è l'immagine della scoperta degli archivi nell'ottobre del 1975. In alto invece, scusate, sulla destra sono gli stessi vani svuotati ormai delle tavolette, e in alto come le tavolette erano conservate. Vi ho detto che sono 17.050 numeri di inventario, e è questa effettivamente una scoperta assolutamente straordinaria ed eccezionale, e ormai non ho più timore a dire, perché il secolo è finito, e che è veramente così, quello che qualcuno ha detto, non io, ma sono d'accordo, che questa è sicuramente la più importante scoperta archeologica mondiale della seconda metà del Novecento. Non c'è tomba di Filippo II che tenga, non c'è tomba di primo imperatore di Cina che tenga, questa scoperta è certamente di un altro livello, per la straordinaria importanza storica. E anche per il fatto che, per la fortuna di cui dicevamo di Machiavelli, da cui sono stato assistito, dopo questa scoperta, nell'undicesima campagna di scavo, io ho potuto continuare gli scavi fino al 2010, quando appunto la situazione politica lo ha impedito. Non si può parlare degli testi degli archivi reali di Ebla, neppure
in molti seminari, solo in molti corsi. Vi dico soltanto che l'Università di Heidelberg ha dedicato un congresso per i suoi 400 anni alle scoperte di Ebla. Vi dico soltanto che la New York University ha fondato una rivista, che poi si è spenta, ma insomma l'aveva fondata, è durata una serie di numeri, agli studi eblaiti, e non parlo, lo vedremo alla fine, delle naturalmente numerosissime pubblicazioni nostre. Vi do però un'idea. L'archeologia orientale è costellata da alcune clamorose scoperte di archivi di testi cuneiformi. Sono, come posso dire, il sale più forte di questa archeologia orientale, che ha degli aspetti straordinariamente affascinanti, naturalmente. E l'archeologia orientale comincia con una grande scoperta di un archivio, che è la cosiddetta biblioteca di Assurbanipal, che fu scoperta alla metà dell'Ottocento in una serie di campagne. Erano naturalmente tempi diversi, è difficile adesso dire dove siano state trovate esattamente queste tavolette. Sono state trovate in due palazzi dell'antica Ninive e tuttora non si sa, ma l'ammontare complessivo delle tavolette che si possono riferire a quella che si chiama Biblioteca di Assurbanipal, un po' impressionisticamente, sono circa 30.000. Si trovano tutte al Museo Britannico di Londra e non sono tutte pubblicate. Un po' impressionante, effettivamente. Tuttora si lavora più o meno infaticabilmente, non tanto infaticabilmente, se no ci sarebbe riusciti naturalmente in un secolo e mezzo, abbondante. E, comunque, insomma, così stanno le cose. Però questo archivio, pure 30.000 tavolette, ma dell'età di Assurbanipal, grande re d'Assiria del VII secolo. Noi ci troviamo nel 2300 avanti Cristo, molto lontano da dove la scrittura cuneiforme è stata inventata, in Mesopotamia alla fine del IV millennio, alcune centinaia di chilometri, e una quantità appunto molto rilevante. Che significa 17.000 numeri di inventario? Forse voi domanderete, ma perché Mattia dice 17.000 numeri di inventario e non dice 17.000 testi? Perché naturalmente i numeri di inventario sono anche dei frammenti anche relativamente piccoli. Allora, dai calcoli ormai fatti, sullo studio molto accanito di questi testi da parte di un'equipe filologica italiana assistita da alcuni colleghi stranieri, si può ricostruire che i testi originari, prima che si frammentassero la distruzione, devono essere tra 4.000 e 5.000. Erano quasi tutti in un solo vano, quello che avete visto prima, e poi in tre vani vicini alcuni altri. Per darvi un'idea, se la biblioteca d'Assurbanipal del VII secolo era di 30.000 testi, tutti i testi che noi conosciamo della dinastia di Akkad, che regnò in Mesopotamia tra il 2340 e il 2160 approssimativamente, sono 5.000 circa. E vengono da molti siti, sciaguratamente non dalla città di Akkad, che non sappiamo dove stia. Allora, i testi di Ebla, scoperti dalla missione italiana nel 1975 e in grandissima parte raccolte in due settimane di inaudito lavoro da parte di un gruppetto di studiosi italiani che erano circa una dozzina, è equivalente a quello di tutti i testi della dinastia di Akkad raccolti in Mesopotamia in una serie di siti e durante due secoli circa. Questi testi che cosa sono? Sono economici, sono amministrativi, sono letterari in minima parte, sono giuridici, sono lessicali. Tra i più importanti in assoluto, che non si possono non citare, sono i testi lessicali. Sono delle liste di parole sumeriche e eblaite e alcuni di questi testi sono vocabolari bilingui. Cioè, accanto alla parola sumerica c'è la parola eblaita. E sono 1500 i lemmi che ci sono stati tramandati. Vi ricordo che si dice che l'inglese si riesce a parlare, in maniera certo non shakespeariana, con 5.000-6.000 vocaboli. Allora, avere 1500 parole in sumerico e in eblaita è stato un colpo sensazionale alla filologia semitica. L'eblaita è una lingua semitica antichissima,
e sumerica. Il sumerico è la lingua per cui è stata creata la più antica scrittura dell'umanità, che è questo cuneiforme, appunto, mesopotamico. Il cuneiforme mesopotamico, inventato nella seconda metà del quarto millennio, è stato poi trasferito, è stato usato anche per molte altre lingue, tra cui anche una indoeuropea, l'ittita, in tutto il vicino Oriente. Tra i primi luoghi dove è stato esportato la scrittura cuneiforme è sicuramente Ebla. Adesso andiamo molto rapidamente, perché voglio provare a dirvi qualche cosa. Ebla era una città qualunque, una città potente, era una città straordinariamente potente per i tempi, e non ce lo potevamo aspettare, nessuno se lo aspettava, che Ebla fosse così importante nel 2300 a.C. L'immagine che voi vedete vi mostra una famosa statua di Khafre, il creatore, il costruttore della seconda piramide di Giza, e sulla destra invece un'assai più umile statuetta di Pepi I. Khafre è un re della quarta dinastia, Pepi I è il terzo re della sesta dinastia, che regnò verso il 2300. Tra gli oggetti trovati ad Ebla ci sono alcune splendide tazze completamente danneggiate, frammentate, coppe in pietra, in la cosiddetta diorite di Khafre, che vedete in alto a sinistra, e una di queste, quella che voi vedete lì, ha il nome di Khafre. Due dei nomi della titolatura ufficiale di Khafre. Khafre è vissuto circa 170-180 anni prima che Ebla venisse distrutta. Come ad Ebla fosse conservato questo oggetto è difficile a dire, ci sono molte ipotesi. Ma un altro oggetto, quel coperchio che vedete in alto a destra, un po' rovinato dall'incendio, ha, forse vedete, dei segni geroglifici, sono i segni geroglifici della titolatura completa, ufficiale, di Pepi I della sesta dinastia. Pepi I è contemporaneo di Sargon di Akkad, ora sappiamo da questo sincronismo, questo è il più antico sincronismo in assoluto che noi conosciamo tra tre importanti re. Uno celeberrimo, Sargon di Akkad, uno abbastanza famoso, Pepi I d'Egitto, uno completamente ignoto, fino alla scoperta di Ebla, che è l'ultimo re della dinastia attestata dai testi di Ebla. Sono tre i re di Ebla attestati da questi testi, ormai ben conosciuti anche come durata. I nostri filologi addirittura adesso riescono ad attribuire i testi ai singoli re in successione di Ebla. Costui, Shardamu, è stato l'ultimo. Questo per darvi l'idea che le relazioni di Ebla a quel tempo erano clamorose, e quella manciata di oggetti luccicanti violetti sono una piccola parte dei 42 kg di lapislazzoli grezzo che sono stati trovati nel palazzo di Ebla. Questa è una delle cose più enigmatiche sul piano così di un'archeologia un poco impressionistica che mi permetto di fare anche in questa sede così illustre. Come mai i soldati di Akkad, sapendo certamente quanto straordinariamente preziose le lapislazzoli, hanno lasciato non un frammento perché non se ne sono accorti, ma 42 kg di lapislazzo? È una cosa molto singolare, molto molto singolare. Il lapislazzoli era la pietra più preziosa dell'antichità preclassica. In Egitto e in Mesopotamia si diceva che la carne degli dei era fatta d'oro e la barba e i capelli degli dei erano fatti di lapislazzoli, va bene? Questo è soltanto per farvi vedere che naturalmente molti oggetti rilevanti, questi sono degli intarsi che celebrano un trionfo militare. E questo ve lo faccio vedere perché ancora negli ultimissimi anni, nel 2008, è stata scoperta questa statuetta. Come vedete è d'oro, di diaspro e di calcare e di statite. È alta 7-8 centimetri,
come vedete è stata trovata praticamente intatta, insieme a quest'altra che invece è d'argento e di steatite, e dovevano comporre uno stendardo che noi appunto abbiamo ricomposto in basso a sinistra, perché nello stesso vano a pochissima distanza sono stati trovati anche quei due elementi di bronzo. Era probabilmente lo stendardo reale della regina, di cui conosciamo tutto dai testi, nome, genitori, sorelle, una serie di dati, che era la sposa dell'ultimo re di Ebla, appunto Isciardamu. Negli ultimi anni una delle scoperte più rilevanti è stata la scoperta in brevissima successione di due grandi templi. Fino ad allora noi abbiamo scoperto 5 templi della terza Ebla, ma nessun tempio, quindi conosciamo praticamente nulla, salvo i numerosi dati che davano i testi, di architettura religiosa. Invece negli ultimi tempi abbiamo scoperto questo grande tempio, che ha una lunghezza più o meno di una trentina di metri e che ha spessori molto rilevanti di 6 metri, vedete che è molto rovinato da una serie di fosse che si sono accanite sulle strutture, naturalmente ormai completamente coperte. È stato costruito certamente all'inizio dell'età degli archivi e distrutto nel 2300, ci sono buoni indizi che fosse il santuario maggiore del capo del Pantheon Eblaita al tempo appunto degli archivi, che era un certo dio Cura, completamente ignoto. Questo tempio, che è quello che vedete nella ricostruzione schematica in basso, in giallo, aveva una sovrapposizione rilevante di templi uno sull'altro, di una struttura abbastanza simile, sono i templi che noi chiamiamo normalmente Adante, e qui vedete la sovrapposizione molto in superficie, i due templi più tardi, e invece sullo sfondo soltanto il tempio più antico. Avendo scoperto finito di scoprire nel 2008 quel tempio nella città bassa, abbiamo deciso che dobbiamo cercare se per caso, come sembravano indicare i testi, un altro tempio potesse essere stato presente sull'acropoli della città, che è quella collinetta centrale, e proprio il penultimo anno di scavo ci siamo impegnati a cercare sotto le strutture del grande tempio in pietra che vedete in basso dell'ultimo periodo ci potesse essere un tempio più antico. C'era questo tempio più antico, i sondaggi all'interno della cella hanno permesso di ricostruire il tempio dell'età degli archivi che vedete sulla destra e che riconoscete essere molto simile come strutture a quello che avevamo appena trovato nella città bassa. Questo per dirvi soltanto che Ebla è naturalmente tuttora assai ricca di reperti è ancora molto promettente. Adesso facciamo una rapidissima carrellata sulla ultima Ebla, la terza Ebla tra il 2000 e il 1600, che era cinta da dei poderosi terrapieni che sono alti tuttora 22 metri sul livello di campagna e hanno uno spessore alla base di una sessantina di metri. Queste strutture erano tipiche di quel tempo, dell'inizio del secondo millennio, ma queste di Ebla sono straordinariamente monumentali. Aveva 4 porte, di cui vedete in alto, una è molto ben conservata, un'altra è soltanto ricostruibile, e poi delle fortezze sulla sommità dei terrapieni che vedete invece nella realtà con una foto aerea e in una ricostruzione. Di questa terza Ebla noi abbiamo la maggior parte dei reperti, cioè se adesso si visita Ebla il 70% delle rovine che si vedono sono della terza Ebla naturalmente, che è quella, per dir così, relativamente più superficiale, realmente superficiale nella città bassa, in realtà sotto una serie di sovrapposizioni non di grandi città nella Acropoli. Quindi nella città bassa sono stati trovati 4 palazzi che devono avere diversa funzione. Uno era con ogni probabilità il palazzo del principe ereditario, uno era del gran visir, un altro doveva essere un palazzo cerimoniale, quello sulla destra. Le immagini che vedete di scavo sono quelle quando appunto era stato compiuto il
i restauri che noi abbiamo fatto molto gradualmente tra il 1998 e il 2010, sia per motivi economici naturalmente, sia per motivi di sperimentazione delle, dei modi di procedere nella, nei restauri. L'ultimo anno eravamo impegnati e avremmo dovuto essere impegnati sicuramente ancora per 5 o 6 anni almeno, nello scavo dell'unico monumento sicuro importantissimo che noi non conosciamo se non in minima parte, e che era il Palazzo Reale sull'Acropoli dell'età di Hammurabi di Babilonia, cioè della terza Ebla. Ecco, tutta la zona scavata che vedete, molto ampia, sulla destra, era stata portata alla luce alla fine del 2010 e lo vedete cerchiato in quel quadrato in rosso sull'Acropoli, quella doveva essere l'estensione amplissima, noi avremmo scavato finora soltanto un quindicesimo di questo edificio che doveva essere molto ampio, lo chiamavamo Palazzo Reale, poi avendo visto quanto doveva essere esteso abbiamo deciso di chiamarlo Cittadella Reale. E qui la situazione non è affatto superficiale, vi faccio vedere solo questo perché è abbastanza interessante. La foto sulla destra vi dà l'idea, con quei due grandi terrazzamenti, è proprio una foto dell'ultimo anno di scavo, delle forti sovrapposizioni, sono circa 4,5 metri, al di sopra di questo Palazzo Reale dell'età di Hammurabi di Babilonia, mentre nella città bassa è a fior di superficie la città del tempo di Hammurabi, diciamo, quella distrutta nel 1600, qui invece si deve procedere, naturalmente molto lentamente, asportando dei livelli che sono della seconda metà del secondo millennio e di tutto il primo millennio, fino all'età ellenistica, ma sono delle case sparse, dei resti di piccoli villaggi, ma insomma l'esplorazione era molto difficile. Questo è uno, appunto, è una comparazione tra quello che avevamo cominciato a trovare della Cittadella Reale sull'Acropoli e il grande palazzo occidentale, che è un palazzo di 7.400 metri quadrati e che era la residenza del principe ereditario nella città bassa e quindi era completamente in superficie. Nell'età di Hammurabi, nella terza Ebla, sono stati scoperti una serie di opere straordinariamente rilevanti, tra avori di tipo egittizzante che vedete in basso, pochi documenti cuneiformi ma che danno la testimonianza certa della presenza di un importante archivio che si deve trovare sull'Acropoli, e statuette di d'avorio come vedete sulla destra, e uno straordinario sigillo che è conservato in un'impronta. Pensate che i sigilli normalmente sono, i sigilli cilindrici del Vicino Oriente in questo periodo sono di 2 cm di altezza, 1,8, 2,3 così, quello è alto 7,5 cm, è uno dei più bei cilindri di tutta la glittica del Vicino Oriente che noi conosciamo soltanto dalle impronte, e doveva essere il principe ereditario che non riuscì a regnare per la distruzione del 1600. Questi sono due dei templi con alcune opere scultoree, tra cui questi famosi bacini che vedete in basso, che sono dei bacini rituali con scene mitologiche, iconologicamente di grandissimo interesse, e soprattutto negli ultimi anni, oltre della statuaria che vedete qui al momento di ritrovamento, sono state trovate due stele dedicate alla dea Ishtar, che adesso vedremo, mentre qui vi mostro soltanto rapidissimamente la zona della necropoli reale. Vicino al palazzo del principe ereditario era il santuario degli antenati regali che vedete divinizzati, che vedete in alto sulla sinistra, e le immagini delle tombe con la pianta. Le tombe che sono state scavate ad Ebla sono tre, tra il 1825 e il 1715 probabilmente, con avori, gioielli, ne vedete soltanto una piccola scelta, ma soprattutto, guardate, si vede un pochino male, quel cilindretto d'argento e d'oro al centro è un piccolo cilindro di 2 cm d'altezza innestato su uno scettro d'avorio che è un dono di un faraone della 13ª dinastia egiziana, un certo Hotepi Bra, si vede al centro com'era la mazza,
la mazza è il simbolo della regalità faraonica, ma pensate che con la straordinaria ricchezza di reperti del mondo egiziano non è mai stata trovata, neppure nella tomba di Tutankhamon, una mazza regale faraonica, anche se in moltissimi rilievi, soprattutto del Medio Regno, il faraone compare con la mazza contro il petto. Questa mazza è sicuramente un dono, è strano, un dono regale ad un principe asiatico. C'è qualche possibilità che ci fosse qualche relazione di parentela tra questo faraone che ha inviato la mazza e la famiglia regale di Ebla. Questo faraone è l'unico faraone di tutta la storia egiziana che ha uno stranissimo appellativo, che avrebbe ripugnato a qualunque faraone d'Egitto, l'asiatico. Significa naturalmente che era di origine asiatica, ma per un egiziano era una cosa assurda chiamarsi in questo modo. Questo è l'ultimo oggetto che siamo riusciti a ricostruire, è una statua obelisco decorata sui quattro lati, dedicata alla dea Ishtar, che era la grande dea protettrice della città di Ebla, e che abbiamo ricomposto ma non siamo riusciti a restaurare perché dovevamo farlo nel 2011. E qui sono due monumenti paralleli su cui non possiamo soffermarci, perché vorrei concludere dandovi una serie di elementi su quello che stavamo facendo quando le cose si sono interrotte, su quello che stiamo facendo tuttora e su quello che stiamo cercando di fare per la Siria e il suo patrimonio culturale. Queste immagini riassumono soltanto, vi ricordate che vi ho detto, ma Ebla era una città che era veramente da cercare, cioè prima degli scavi italiani, era qualche cosa da cercare perché sarebbe stato di straordinario interesse? Beh, francamente, adesso ogni archeologo, me compreso, se non avessi 74 anni, sognerebbe di trovare Akkad, la capitale di Sargon, ma non credo che nessuno abbia veramente sognato di trovare Ebla in tutto il Novecento. E tuttavia era un errore, perché in effetti Ebla è citata da Sargon di Akkad e da suo nipote, un altro grande re di Akkad, come una città conquistata appunto da questi re. E il nipote di Sargon dice che questa era un'impresa che non era mai riuscita a nessuno dalla fondazione dell'umanità. Quindi i re di Akkad la considerano una città straordinariamente importante. Quando Ebla era già decaduta completamente, distrutta nel 1600, un grande faraone egiziano, Tutmosis III, che è l'autore di quella parte del grande tempio di Ammone che vedete su in alto a destra, cita Ebla insieme a ben 280 altre città che incontrò e che registrò nelle sue spedizioni in Asia, accanto ad Aleppo, quindi Tutmosis III, che c'era passato e deve aver visto un campo di rovine, sapeva benissimo che Ebla si trovava a pochissima distanza da Aleppo, perché così l'ha registrata. Ma l'immagine che vedete sulla destra è quella in un certo modo più inattesa. Quella immagine è una immagine delle rovine di Bogazkei, che è la capitale dell'impero ittita, che fu, diciamo, distrutta, diciamo abbandonata e poi rovinata verso il 1180. Bogazkei, l'antica Hattusa, la capitale ittita, è dal 1907 sede di una straordinaria missione archeologica tedesca che ha riportato alla luce tutti gli archivi ittiti di Hattusa, ha riportato alla luce i primi documenti ittiti, una grandissima scoperta del Novecento. Nel 1986 gli archeologi tedeschi hanno trovato nella città alta di Hattusa una serie di frammenti di un poema bilingue in ittita e in hurrita che riguarda la distruzione di Ebla. A questa distruzione partecipano dei e re.
è conservato sciaguratamente per un quinto. È un documento straordinariamente importante perché, benché non ci sia corrispondenza in quello che è conservato, aiuta molto a decifrare, a conoscere meglio il Currita. L'Ittito si conosce benissimo, molto bene, il Currita molto male. Questo testo, che viene chiamato il Poema della Liberazione, non posso dirvi che questo, ha delle straordinarie assonanze con l'Iliade. E la mia personale convinzione è che questo testo, nella traduzione ittita o in una traduzione luvia, che naturalmente non ci è arrivato, abbia circolato dopo la distruzione di Hattusa nel 1180 circa, distruzione e abbandono di Hattusa, per l'Anatolia fino alla Ionia, fino a dove possono essere stati naturalmente, possono aver avuto corso dei canti che possono essere stati la base dell'Iliade omerica. Questo per dirvi che Ebla era certamente una città straordinariamente importante. Ma perché Ebla è veramente importante nella storia dell'umanità? Non soltanto per questa clamorosa scoperta degli archivi, perché Ebla è in assoluto la meglio conosciuta, la meglio documentata città della seconda grande fase di urbanizzazione della storia dell'umanità. Le prime città e il primo stato della storia si creano nella seconda metà del quarto millennio in Mesopotamia meridionale e in Egitto. Per dirla in termini così un poco competitivi, sportivi, come amano perfino sciaguratamente i nostri politici attuali, nessuno toglie all'Egitto di aver creato il primo stato della storia, nessuno toglie alla Mesopotamia di aver creato le prime città della storia. Ma se città, stati e stati territoriali fossero stati legati a quelle condizioni particolari ecologiche che sono quelle delle valli alluvionali, dell'Eufrate e del Tigri da un lato e del Nilo dall'altro, sarebbe successo, come è successo, che da molte parti del pianeta sarebbe verificato il fenomeno della città, la valle dell'Indo, la valle del fiume Giallo e molte altre. Ma l'umanità del terzo millennio, nell'alta Mesopotamia, nell'alta Siria, si trovò di fronte a una sorta di sfida, comunque la sfrontò. Si può creare il modello della città lontano dalle valli alluvionali? In Siria settentrionale, in Mesopotamia settentrionale, e alluvionale soltanto la valle dell'Eufrate a sud di Baghdad, tutta la parte a nord no, è molto simile alla Siria settentrionale, si sono create una serie di città. Noi ne conosciamo molte, ma nessuna la conosciamo come Ebla. Ebla è un caso straordinario, soprattutto per i suoi testi, ma anche per la sua archeologia, di estremamente spinta conoscenza di questa grande seconda urbanizzazione della storia dell'umanità. Per questo, a parte la epica scoperta degli archivi, Ebla ha un ruolo straordinariamente importante nella storia dell'umanità. Sulla sinistra voi vedete dall'alto, in alto è la regione desolata della bassa Mesopotamia alluvionale e in basso invece quella zona più verdeggiante è la Siria settentrionale. In basso a destra è il tipico paesaggio di Ebla, mentre in alto al centro è il paesaggio con palmizi, acquitrini e deserto che si alternano nella Mesopotamia meridionale. Finiamo con le immagini degli ultimi tempi della nostra campagna. Vi ho detto dal 1998 circa, sì, dal 1998, abbiamo iniziato a creare un parco archeologico, una serie di restauri, erano compiuti per circa il 70% quando abbiamo dovuto lasciare, e quindi le immagini che voi vedete sono immagini dell'inaugurazione con la First Lady della Repubblica Araba Siriana sulla destra e delle ricostruzioni del Palazzo Reale e in alto al centro riconoscerete naturalmente il Presidente della Repubblica Italiana e la First Lady Italiana che vennero in visita in Siria nel marzo del 2010 e il Presidente Napolitano
mi chiese se potevo accompagnarli in questa visita di Stato, e l'ultimo giorno Napolitano volle vedere Ebla. E quelle appunto sono le immagini, e quelle che vedete attorno è come era lo stato delle rovine che noi stavamo ripristinando. Ci sarebbero voluti ancora 4 anni, perché era un programma complesso e integrato. Complesso e integrato perché non era soltanto il parco archeologico di Ebla, ma era una forte riabilitazione del museo archeologico di Idlib. Oggi Idlib è una delle città in più serio pericolo, e noi avevamo già fatto un progetto, le immagini che vedete sulla destra di rendering e la pianta sulla sinistra, eravamo affiancati straordinariamente, bisogna dire, e generosamente dalle autorità della Repubblica Araba Siriana, che si erano impegnate a costruire in tutto il comprensorio di Ebla delle condizioni completamente, diciamo, più positive, perché si affiancasse allo sviluppo turistico, uno sviluppo socio-economico della regione. Sono stati individuati 4 villaggi, in questi 4 villaggi il governo siriano aveva fatto farmacie, scuole, insomma stava procedendo a sviluppare economicamente la regione. Forse lo vedete male, ma quella immagine in alto a sinistra è una splendida casa in pietra, secondo lo stile della regione, che le autorità siriane avevano fatto a poca distanza da Ebla, abbastanza lontano perché non disturbasse. La chiamavano la Casa della Cultura, doveva essere una zona, l'avevano già riempita di computer, cose che noi non riusciamo a immaginare adesso con com'è la Siria. Bene, mi è stato detto che è stata occupata da dei ribelli e che poco dopo un'altra banda di ribelli ha lanciato una macchina piena di esplosivo e ha fatto saltare questa casa. Naturalmente questo è nulla rispetto alla tragedia del paese, ma per darvi l'idea di quello che ormai sta succedendo. Noterete una straordinaria differenza. Queste immagini mi sono state trasmesse dalla Direzione Generale delle Antichità nelle ultime settimane, e il degrado che voi vedete delle rovine di Ebla, che naturalmente da 4 anni non sono più. Noi ogni anno per 2 volte all'anno facevamo lavori di manutenzione e stavamo addestrando naturalmente i nostri colleghi siriani a procedere sulla stessa linea. E tuttavia in Italia, in Occidente, nessuno se l'immagina, ma è eroico l'impegno dei funzionari della Direzione delle Antichità che a rischio della vita cercano di mantenere un qualche controllo. Ora, tutto il territorio siriano è praticamente, quasi tutto il territorio siriano è fuori controllo. Gli scavi clandestini sono selvaggi, le occupazioni dei siti storici sono inaudite, i massacri degli oggetti e dei siti intenzionali sono, non trovo un aggettivo decente. E tuttavia il rilievo che vedete sulla destra mi è stato trasmesso dalla Direzione Orientale di Damasco un anno fa per dirmi che i guardiani di Ebla, tra le piogge e le cose, era apparso questo oggetto, e è un oggetto straordinariamente interessante che io naturalmente non ho potuto vedere, ma per dirvi che è assolutamente eroico quel che si sta facendo. Che cosa fanno tutte le missioni archeologiche e naturalmente la nostra? Si impegnano al massimo negli studi. L'immagine che voi vedete qui, oltre il saggio che ha citato Ampolo poco fa in alto sulla destra, mio di Einaudi del 2010, che arriva al 2009 di fatto, quindi è molto aggiornato, noi abbiamo avuto la rara fortuna, ma francamente anche il merito, di essere tra i pochissimi, credo siano 3 archeologiche in tutto. Le iniziative che sono state finanziate dalla Unione Europea 4 anni fa, il progetto che noi abbiamo chiamato di Ebla Cora sul territorio di Ebla, e che è uno studio del combinato integrato tra testi e territorio, e che si è avvalso di naturalmente di prospezioni di superficie che noi avevamo già fatto ma che dovevamo ripetere. Il volume sulla destra, Ebla and its Landscape, è appunto il risultato, è uscito 6 mesi fa, di questi nostri lavori con il finanziamento europeo, mentre in basso
quei volumi con la copertina marrone sono finora i 14 volumi di edizioni dei testi degli Archivi Reali di Ebla, e quelli in alto verdi sono invece le edizioni dei nostri archeologiche, dei materiali archeologici, che sono finora 8 volumi e a questi stiamo intensamente lavorando. Vi finisco dicendovi che cosa possono fare gli archeologi adesso. Quasi nulla. E qui vorrei dirvi, se ho ancora un momento di tempo e me lo concedete, rispetto anche alle vostre domande, quali sono le mie posizioni personali su questa questione, che è molto delicata. Allora, sono apparse dappertutto in Europa e adesso anche in America delle associazioni che vogliono salvare il patrimonio culturale della Siria e che tempestano noi direttori di missione. Quando io sono arrivato in Siria nel 1964 erano 7 le missioni archeologiche straniere, nel 2010 erano 80. La Siria era il paradiso dell'archeologia orientale occidentale, tutta, compresi gli odiati americani, che avevano 6 missioni rilevantissime e trattate ottimamente. E poi c'è la Direzione Generale delle Antichità. Il conservatore del Museo di Idlib, dove stanno gli oggetti di Ebla, a 25 chilometri da Ebla, è del villaggio. È il figlio del nostro guardiano, che ha studiato a Damasco, ha preso la laurea e è diventato conservatore del Museo di Idlib. Quasi ogni giorno va dal villaggio di Mardich a Idlib. A metà, più o meno, cambia situazione. Ribelli dove sta Ebla, governo dove sta Idlib. Ogni giorno che ritorna a casa è una fortuna, perché lo conoscono, perché si sa barcamenare. Ma se per caso trova un checkpoint un po' più intollerante, la sua testa può non finire bene. E sono già morti diversi funzionari della Direzione delle Antichità per difendere il patrimonio culturale. Allora, vi dico con molta franchezza che a me non piacciono queste associazioni occidentali che mi hanno detto: professor Mattia, ma perché anche lei non partecipa alla nostra associazione? Ma che fate? Vorrei vedere chi siete. Allora, ho conosciuti. In un caso uno era, una simpatica studentessa, non so, che stava in un'università inglese, che aveva lavorato per 2 anni in Siria e che era appassionata di questo paese, sacrosanto. Un altro era un esperto di restauro. Il terzo non mi è piaciuto per niente. Era un ex colonnello dell'esercito olandese, diventato improvvisamente uno che vuole proteggere il patrimonio culturale di questo paese. Queste cose non mi piacciono. Il direttore del Museo Nazionale di Beirut, che ho incontrato all'UNESCO pochi mesi fa a Parigi, quando l'UNESCO ha lanciato un appello: tutto ciò che fa l'UNESCO lo seguo perché mi sembra affidabile, forse non va a segno, ma è affidabile. Il direttore del Museo di Beirut mi ha detto: professore, fa benissimo, diffidi. Qui ci sono paesi che prima ci distruggono e poi ci vogliono ricostruire. Lei l'ha visto Beirut dopo 15 anni di guerra civile? Io ho detto: certo che l'ho visto. Mi sono precipitato a Beirut, ancora non era stata ricostruita. Era impressionante. Un funzionario elevato, un professore dell'American University di Beirut, mi ricordo, mi accompagnava e mi disse: Paolo, che effetto ti fa a Beirut? Ma dico, una cosa spaventosa, tutto bucherellato, tutto... Ecco, e ti pare normale? Beh, dico, ci avete avuto 15 anni di guerra civile? E mi fa, e no.
perché se tu butti una bomba e casca su un palazzo, quello sprofonda. Qui non ti pare strano che è tutto bucherellato e non si può più usare? Dopo 4 anni ho capito. C'è una grande società francese che si chiama Solidaire, che ha ricostruito tutta Beirut. Adesso andate a Beirut, se per caso conoscete Toronto, quartiere di Toronto, la Beirut che ho conosciuto io quando c'erano i grandi archeologi francesi nel 1964, 62, 64, non c'è più nulla, tutta ricostruita. E non mi piace che in questi volontari europei ci siano ex colonnelli di un esercito della NATO. Non mi piace affatto. Non mi piace affatto. Io sostengo che noi non ci potremo più occupare di fare archeologia quando un giorno finirà anche la crisi della Siria. Dovremo soltanto metterci a disposizione per alcuni anni, come vogliono giustamente le autorità libanesi, e questo hanno chiesto a tutti, aiutateci soltanto a ricostruire il paese e a ripristinare il patrimonio culturale. Non ci state a chiedere concessioni di scavo per le vostre carriere universitarie. Perché le cose stanno così? E questo noi dovremo fare. Io non so se ci riesco, avevo 74 anni, dipende da quanto riescono a far durare quella crisi. Ma una cosa deve essere assolutamente, deve essere nel più totale non interesse, non so se è chiaro cosa voglio dire, nel più totale non interesse, mentre non vedo altro che interesse. Scusatevi che ho preso troppo tempo, ma proprio 2 ultime parole. Quello che abbiamo fatto con Francesco Rutelli a Palazzo Venezia è stata questa mostra Siria, splendore e dramma, per far vedere che cos'era la Siria. La Siria è qualcosa di simile, molto simile all'Egitto e l'Iraq come importanza storica per le fasi più antiche della storia dell'umanità. E che cosa sta succedendo? Allora, in 2 parole, i rischi e i danni al patrimonio culturale della Siria dipendono, 1, dalla completa mancanza di controllo del territorio da parte di forze dell'ordine, qualunque esse siano, polizia, servizi segreti, va bene? Polizia turistica. Non c'è niente di niente, gli scavi clandestini vanno alla grande. Sono scavi clandestini come quelli in Etruria e in Sicilia? Piccole cose che forse si potrebbero arginare, ma io non mi occupo d'Italia. Ma sono cose artigianali, gente abbastanza esperta anche da noi, e libera di agire in parte. Ma lì no, lì non è. C'è naturalmente quelli che scavicchiano così, ma sono bande organizzate, portate con camion e protette con Kalashnikov, perché non siano disturbate. E questo non lo dico io, italiano, forse anche si capisce con che idee politiche, ma il New York Times di New York ha fatto un servizio, vari servizi, devo dire, di coraggiosi giornalisti americani che sono andati in Iraq, 2 pagine di fotografie del saccheggio spietato della Babilonia tutta, da Baghdad a Basra, perché decine e decine di persone organizzate, forse dagli Emirati del Golfo, dice qualcuno, dovevano trovare delle cose. Secondo tipo, se si occupa un luogo archeologico, le forze militari, chiunque sia, regime, oppositori, ISIS, quel luogo diventa naturalmente automaticamente possibile bersaglio dell'avversario, no? Noi italiani, Monte Cassino, si poteva evitare? Ma forse sì, però comunque c'era un comando nazista serio e pericoloso. E gli americani decisero, posso dire, di fregarsene, che era Monte Cassino.
Quindi è successo il crack dei Cavalieri, che è la più bella fortezza di tutto il Mediterraneo, ha avuto dei danni per questo motivo, non gravissimi fortunatamente, ma abbastanza seri. Terzo, e questa è la cosa assolutamente più grave, con gravità crescente, poi lascio, c'è una parte dei ribelli, l'ISIS, contro cui si è svegliato il presidente Obama nelle ultime ore, magicamente, che ha fatto prima, non se n'era accorto? Se n'era accorto per niente? Adesso in Iraq si può bombardare, in Siria no, perché sennò aiutiamo Assad. E anche la signora Clinton gli ha detto, hai fatto male, dovevi bombardarli prima. Guardate che un consigliere di Obama, lontano, ha detto, eh sì, se gli davamo le armi prima, probabilmente l'ISIS ce lo troviamo invece che lassù a Damasco. Allora certo sarebbe stato serio, perché le armi che ha l'ISIS sono le armi americane. E perché il Qatar è il più grande finanziatore dell'ISIS, e l'avrete letto, io non ho delle fonti speciali, credo che fosse Repubblica, 11 miliardi di dollari è l'ultima fornitura di armi al Qatar da parte degli Stati Uniti. Dove se le mette il Qatar? 11 miliardi di armi in uno sputo, scusate io sono romano, di paese come quello. L'ha dati tutti quanti, in parte in Libia, in parte in Tunisia, in grandissima parte in Siria. Qualcuno dice pure che c'è stata una strategia occidentale. Mandiamoli tutti quanti, i fanatici, in Siria, perché lì c'è l'esercito di Assad che è un po' tosto e vedrà che li va fuori. Poi tanto diciamo che è un mascalzone. Adesso un po' è ceduto, naturalmente, però questa cosa è serissima. Adesso l'ISIS, questo è documentato, ci sono le immagini, noi l'avevamo presentata a Palazzo Venezia, lascia fare naturalmente la distruzione, poi l'avete visto, cose famose, scusate, l'avrete letto sicuramente, il villaggio di Malula, si parlava aramaico, è stato in parte distrutto, lì c'era la documentazione in maniera molto netta. Oggetti trovati all'inizio venivano scalpellati, pare una statua reale a Siria, in Alta Siria, è stata trovata e scalpellata. Ci sono le immagini, le hanno presentate loro perché devono dimostrare la loro fede islamica. Adesso è diverso. L'ISIS, in quella parte che è tutta l'Alta Siria e tutta l'Alta Mesopotamia, rilascia delle... C'è stata un'indagine di un giornalista americano in Turchia dove arrivano queste cose. Rilascia dei permessi di scavo e vuole, l'hanno detto i siriani che fanno questo commercio, tra il 20% e il 50% del ricavato. E forse avrete visto che nei giornali di oggi e di ieri si dice che, insieme ai miliardi del Qatar e in parte dell'Arabia Saudita, c'è anche il finanziamento, certamente, dei ricatti di quelli che pagano dei rapiti, cioè noi, alla Francia, e la vendita delle antichità. Adesso non credo che la vendita delle antichità sia a livello dei milioni o addirittura dei miliardi di dollari, questo è molto improbabile, ma certo è così. Allora, non solo si distruggono le antichità, ma si distruggono anche le proprie, questo se poi volete, noi italiani facciamo, noi occidentali per non difficoltà a capirlo, ma insomma si distruggono anche le proprie per certi motivi particolari, ma addirittura questo serve a finanziare una cosa politica. Io ho sempre detto, e finisco, che la cosa più odiosa dell'archeologia orientale è che è stata sempre troppo legata alla politica, strumentalizzata dalla politica. Ma non credevo proprio negli ultimi anni della mia vita di dover vedere addirittura che il commercio clandestino delle antichità da una parte politica, perché comunque questa è una parte politica, viene sollecitata per finanziare una, diciamo, rivoluzione che comunque ha un rispetto dei diritti umani che tutti vediamo. Grazie.
Ringraziamo il professor Mattie per l'interessantissima presentazione che penso ci abbia toccato tutti all'inizio per la meraviglia e poi insomma, per l'orrore, le tragedie che ci sono oggi in questi luoghi. E, dunque sì, passando a cose più allegre, vi ricordo che praticamente dopo questa conferenza adesso ci sposteremo nella sede del Palazzo del Capitano, e dove dei ricercatori del Laboratorio di Scienze dell'Antichità mostreranno alcuni testi preziosi che sono contenuti nella biblioteca. E per chi non lo sapesse, il Palazzo del Capitano è in via del Castelletto, quindi si prende via Ulissadini e poi è la prima a destra, quindi sono sostanzialmente 3 minuti a piedi. Comunque, per chi fosse interessato, ci possiamo vedere alla base delle scale del Palazzo della Carovana e andare assieme subito adesso. E se avete delle domande da fare per il professor Mattie, prego. Prometto di rispondervi rapidissimamente, va? Così vi incoraggio a chiedermi qualcosa. Prego. Presentato, ho visto una statuetta che sembrava Gudea di Lagash. Qual era il rapporto fra Ebla e Lagash? Sì, ha perfettamente ragione, quella che lei ha visto era anche perfettamente identificata, credo che ci fosse effettivamente, io non ve l'ho detto quando ho fatto vedere le cose di Sargon, anche una delle statue di Gudea di Lagash, perché in una delle iscrizioni, la cosiddetta statua B, in cui Gudea ricorda di aver costruito un famoso tempio a Lagash, appunto, ricorda tutti i materiali che aveva avuto da varie regioni anche lontane. I re mesopotamici sempre si gloriavano di avere materiali da paesi distanti e inaccessibili. Uno di questi materiali sono delle specie di alberi che venivano, dice Gudea, dall'altopiano di Ebla. Quindi c'era sicuramente un rapporto e la cosa per noi un po' strana ma molto interessante è che in realtà Gudea dice dalla città di Urshu, dall'altopiano di Ebla, e non dice dalla città di Ebla, perché Gudea è vissuto nel periodo, diciamo, di decadenza di Ebla, cioè quella che io ho chiamato la seconda Ebla. Avevo detto che avrei al fatto, questo ve lo racconto perché è abbastanza particolare, tra le cose che mi venivano chieste era quando, insomma, ci hanno chiesto ai vari oratori, ma si è accorto veramente che era importante quando aveva fatto questa scoperta, quando se ne è accorto, vi racconto questo rapido aneddoto. Allora, quando noi scoprimmo gli archivi nel 75, capimmo benissimo che era una cosa spettacolare, pazzesca. Io mandai un telegramma al rettore dell'Università di Roma, al ministro della Pubblica Istruzione, all'ambasciatore d'Italia a Damasco e al direttore generale delle Antichità a Damasco. Da nessuno ebbi risposta, ma questo non c'era niente di strano, insomma. Tra l'altro erano complicati, allora si devono fare telegrammi o in francese o in inglese, bisognava andare. Noi, tanto per intenderci, allora non c'avevamo la corrente elettrica, come in quella reggia, tra virgolette, che avete visto, c'avevamo le lampade a petrolio. E vabbè, fare una cosa. Poi dopo queste 2 settimane di lavoro pazzesco, giorno e notte sul sito, perché non si potevano lasciare le tavolette sul sito, come immaginate, no? No, se la notte ce ne trovavamo 2, come si dice a Roma, ecco, tutte raddoppiate, insomma. Allora, poi alla fine, stremati, arriviamo a Damasco. C'era un eccellente ambasciatore d'Italia, che adesso è scomparso, ma che addirittura poi è diventato il rappresentante italiano all'ONU, quindi era un eccellente funzionario, che mi disse subito: professore, venga con la sua equipe a cena da noi in ambasciata. Benissimo. Andiamo. Sulla porta dell'ambasciata, l'ambasciatore Bucci prende e mi abbraccia e mi bacia. Mi dice: beh, insomma, questo adesso è molto carino, ma professore, mi devo veramente congratulare con lei perché lei ha fatto una scoperta straordinaria. E io dissi: beh, accidenti, però visto l'ambasciatore, mi aveva detto pure che lui si occupava di cose economiche, non culturali. E invece, momento, mi fa: sa perché glielo dico? Oddio, dico, che è successo? Perché di recente è venuto il nuovo ambasciatore di Francia qui a Damasco e
tra quelli dell'Unione Europea noi ci vediamo subito, ci facciamo saluti e cose così. Allora l'ambasciatore di Francia è venuto a salutarmi, io non lo conoscevo, ma abbracciami, fa: ambasciatore, le devo fare le più grandi congratulazioni perché voi italiani avete fatto una scoperta sensazionale. E io dico, ah ecco, l'ha capito perché gli ha detto l'ambasciatore di Francia, ma c'era il seguito che è più divertente. E lui mi fa: vede professore, le devo dire con franchezza che soprattutto sul piano culturale, perché un ambasciatore di Francia si congratuli con un ambasciatore d'Italia, la scoperta deve essere pazzesca. E io dissi, vabbè, comunque, poco male. Cena, a un certo momento, domanda di sì, che mi aspettavo. Professore, adesso ci racconti com'è successo, che naturalmente uno si immagina, che ne so, che sei stato illuminato da Allah, diciamo, insomma, da qualcuno, e hai trovato poi sta cosa clamorosa. Allora io comincio, non mi ricordo come, naturalmente, a raccontare un po' di queste cose. E poi dico, e poi naturalmente, ambasciatore, abbiamo cominciato a constatare appunto che erano decine, centinaia, migliaia. Vedo l'ambasciatore Bucci che sbianca. No, come professore, migliaia? Ho detto, ma che fa? Dico, ambasciatore, mette in dubbio il numero? Allora erano 15.000, le altre 1.000 le abbiamo trovate l'anno dopo. Dico, però io nel telegramma, che era in francese, avevo scritto milliers de tablette, perché ancora non le avevamo registrate tutte, quindi non sapevamo quant'erano. E lui, lo vedo sempre più bianco, che mi fa: professore, le devo confessare una cosa. Voi archeologi normalmente esagerate un po'. Allora io ho fatto un rapporto alla Farnesina dicendo centinaia. Io ho fatto, ma come ambasciatore, ma ha tolto uno zero? Sì, francamente sì. Però guardi, le assicuro, domani mattina alle 8:30 vado in ambasciata e faccio un nuovo rapporto. Ecco, allora guardi, sono 16.000, non so quanti erano allora, così. Ecco, avete capito? Allora, sempre su questo piano, fortuna e virtù, questo non ve l'ho detto, ma ve lo devo dire, tanto mi sa che vi diverte di più questo. La mia particolare fortuna è stata duplice, oltre quella di essere incosciente quando ho chiesto la concessione di Tel Mardich. Allora, sul piano archeologico, francamente, è che l'esercito di Sargon di Accado, chi per lui non aveva buttato all'aria la stanza degli archivi, aveva dato fuoco al palazzo, tutto era crollato e le tavolette erano rimaste lì. Se questo non succedeva, uno trovava un po' di tavolette. La seconda grande fortuna è che poco dopo della nostra scoperta fu eletto rettore della Sapienza Antonio Ruberti, che è stato un grand'uomo, un grande rettore, l'unico grande rettore della Sapienza secondo me, e sì lo dico con tutta franchezza, non si turbi il rettore Frati che tanto sta decadendo, meno male l'ha detto lei, io lo penso soltanto. E allora il rettore Ruberti mi chiamò e mi disse: senti, è interessante questo, in questa sede, io, come sai, sono professore di ingegneria. Dico: certo. Io avevo 35 anni, ma ho questa convinzione: l'università si regge su due pilastri, e questi due pilastri, ti meraviglierai, mi fa, sono la facoltà di lettere e la facoltà di scienze. Le altre sono importanti, ma queste sono quelle che veramente contano. Dissi: vabbè, sentiamo che ci dice il rettore. E poi mi fa: senti, io non posso giudicare se la tua scoperta è veramente importante, però così, da ingegnere, ho deciso questo, che se una scoperta italiana in Oriente, in un paese come la Siria, ha un articolo in prima pagina, a 9 colonne, sul Times di Londra, deve essere importante. Allora, io ti finanzio di più questi scavi, in maniera che tu non abbia problemi per il futuro. Però sai come sono fatti i tuoi colleghi? Mica posso finanziare solo te. No, dico: certo, rettore, a me intanto mi basta che finanzi me.
Allora mi dovete trovare un gruppetto di altri scavi e poi io ti garantisco che vi finanzio per un certo tempo gli scavi archeologici importanti della nostra università, perché mi sono convinto che è una cosa veramente importante. Questo è successo nel 1970, tra il 75 e il 76, stiamo nel 2004, devono essere passati una quarantina d'anni, di recente è stato distrutto quello che noi orgogliosamente chiamavamo, unici in Italia, il paniere dei grandi scavi che aveva inventato l'anima benedetta di Antonio Ruberti e che ha retto per 40 anni. E qui dentro c'è uno dei professori della Sapienza di allora che ha collaborato a tenere su questo paniere che adesso chissà com'è si è distrutto. C'è una certa decadenza delle strutture universitarie, eh? C'è una certa decadenza, in particolare alla Sapienza. A un'ultima domanda rispondo, sì. Scusa. Qual è la situazione del sito? C'è qualcuno che ci va, ci guarda? Sì, noi avevamo ben 4 guardiani che pagavamo. E devo dire che era molto efficiente il guardianaggio del sito, perché non c'era momento della giornata che non ci fosse uno o due guardiani. Insomma, in aperta campagna così, in Siria centrale, qualche pericolo ci può essere, insomma, no? Ecco. Soltanto che adesso quello succedeva in un luogo controllato. Cioè se succedeva qualche cosa, il guardiano si precipitava alla polizia e diceva oh, è successo questo, indagate, adesso non si può fare nulla perché non c'è nulla di nulla. Quello che vi dicevo è che il dramma è l'assenza totale di controllo del territorio. Però noi continuiamo a pagare i guardiani e i guardiani, mi è stato detto, in un certo periodo non ci sono andati, per timore della vita, insomma, e adesso invece hanno ricominciato abbastanza a controllare. Per un breve periodo, ci sono le foto satellitari, c'erano nella mostra di Palazzo Venezia, chiusa pochi giorni fa, un piccolo distaccamento di ribelli si era accampato sul sito, a poca distanza dalle rovine, perché c'ha queste grandi mura attorno. Ci sono accampati i crociati, quindi ci sono accampati pure i ribelli, non so di che tipo, insomma. Però per fortuna adesso si sono allontanati. Certo, ogni sito archeologico è a gravissimo rischio. Siti straordinariamente importanti come Apamea, Dureuropos e la sola necropoli di Palmira sono state gravissimamente saccheggiati. Gravissimamente saccheggiati. La necropoli di Palmira. Le torri, proprio la zona della Valle delle Tombe, è quella che è stata, perché sta un po' appartata, e è stata saccheggiata sicuramente e sono andati sul mercato antiquario busti e busti palmireni. C'è collaborazione tra la Siria e il Libano e dopo proprio queste cose che ha fatto l'UNESCO, il Libano due volte ha bloccato alla frontiera una abbastanza rilevante massa di antichità siriane che stavano andando a Beirut, perché poi da Beirut si va a Zurigo, a New York, a Tokyo, dove si vuole, e hanno restituito le cose alla Siria. La Turchia, naturalmente, come sapete, ha una posizione politica un po' particolare e quello cui tiene è che le frontiere siano apertissime. Io ho letto oggi che non so quale ministro americano gli ha detto per cortesia ci fate un po' più attenzione a chi si presenta per essere arruolato nell'ISIS. Vediamo che cosa fa Erdogan. Ok, allora ringraziamo di nuovo il nostro speaker e...